Il primo fondamentale tassello della Lazio del futuro è stato messo. Il primo passo verso la nuova Lazio è stato fatto e adesso mi aspetto altri movimenti importanti per costruire una squadra che possa lottare almeno per il quarto posto, almeno per il traguardo Champions League. Era ora, ma almeno la Lazio il primo tassello lo ha messo a posto. Il fatidico rinnovo di Maurizio Sarri è stato finalmente sottoscritto. Era da novembre che si parlava di questo rinnovo. Vi ricorderete tutti la festa di Natale in cui Claudio Lotito aveva detto di aver dato mandato per far firmare a Sarri il rinnovo. Da dicembre la trattativa è andata avanti e finalmente adesso, fine maggio, l'accordo c'è stato, è arrivata anche la firma sul contratto. Maurizio Sarri quindi ha finalmente rinnovato il contratto con la Lazio. Sembrava una telenovela, sembrava che qualcosa non andasse a posto, ma invece finalmente è arrivato il rinnovo del contratto. Quindi Sarri non avrà solo un anno, ma altri 3 anni alla Lazio e questo è un segnale importantissimo, un segnale incoraggiante per appassionati e tifosi, perché significa che Sarri andrà avanti con la Lazio, che Sarri crede in questo progetto. E anche credo che Sarri avrà poteri per creare la Lazio dei suoi sogni. Questo significa non che Sarri farà calciomercato, ma che Sarri verosimilmente ha avuto le garanzie di poter influenzare il calciomercato della Lazio. E questo è un segnale importante, perché come vi ho detto nella scorsa settimana, gli ultimi calciomercati della Lazio sono stati pessimi, anche e soprattutto perché Tare lavorava in autonomia e poi presentava i propri acquisti all'allenatore, in quel caso Simone Inzaghi, che si ritrovava con giocatori che magari non aveva chiesto, con giocatori con caratteristiche differenti da quelle che voleva lui, e il risultato era spesso e volentieri disastroso. Sarri invece resta perché ha avuto la garanzia che i giocatori saranno presi in trade union con la volontà dell'allenatore e che quindi la rosa sarà costruita secondo le basi, secondo le richieste di Maurizio Sarri e non solamente secondo i sogni di Ilitare. E poi attenzione, perché, come ho detto già in passato, la posizione di Tare non è mai stata più a rischio che in questo momento. Tare per il momento è ancora il direttore sportivo della Lazio, ma attenzione perché il rinnovo di Sarri potrebbe essere il primo passo verso la rivoluzione. Non solo della squadra, ma anche a livello societario, che potrebbe portare all'addio di Iglitalia. Tant'è che le prime operazioni che la Lazio sta conducendo sono state svolte direttamente da Lotito e non da Iglitalia. Rinnovo importante perché negli ultimi mesi, ve lo ricorderete, erano sorti tanti dubbi. C'era chi diceva che Sarri non rinnovava perché non era contento del progetto Lazio. C'era chi diceva che Sarri non rinnovava perché aveva chiesto la testa di Tare. C'era chi diceva che Sarri non rinnovava perché non era contento di quanto la società gli stava dando. E invece il rinnovo è arrivato e questo significa che Sarri è contento. Perché, ripeto, non sono un prolotitiano, ho criticato Lotito in passato, ma una cosa bisogna dire: Lotito è uno che fa lavorare gli allenatori senza pressioni, senza ingerenza. Non dice questo l'ho comprato, devi giocare, non dice devi giocare così, cosa così. Lotito mette a disposizione una rosa e poi lascia la competenza all'allenatore. E questo è una cosa che di solito gli allenatori amano perché non hanno ingerenza dalla società, non si sentono in difficoltà, ma possono far giocare la squadra come vogliono loro e far giocare i giocatori che vogliono loro. Un esempio su tutti è Vedat Muriqi, pagato 20 milioni, Lotito non ha mai messo pressione a Simone Inzaghi prima e Sarri dopo per fare giocare uno degli investimenti più importanti della Lazio. E infatti a gennaio Vedat Muriqi è andato via. E questo è uno dei motivi per cui Sarri ha rinnovato. L'altro motivo è perché Sarri comunque si trova bene alla Lazio, la società lavora, lo sta aiutando, il gruppo lo segue nonostante risultati non fantastici, però il quinto posto è sicuramente un obiettivo positivo per il primo anno di Sarri e quindi Sarri resta anche perché ha avuto garanzie per il futuro. Attenzione, garanzie non significa che la Lazio farà un calciomercato stratosferico, ma che i prossimi colpi di mercato saranno fatti in accordo con l'allenatore. E quindi aspettiamoci un calciomercato più nelle corde di Maurizio Sarri, che verranno presi quindi più giocatori che l'allenatore ha chiesto,
che invece giocatori che Sarri non ha mai domandato. Partiamo la settimana quindi con una buona notizia. Tu che ne dici del rinnovo di Sarri? Sei contento o meno? Scrivi nei commenti qua sotto e mi raccomando, se sei arrivato fino a qua, se ti piace questo video, metti mi piace a te, non costa nulla, a me aiuta tantissimo a crescere il canale. Ci rivediamo alle 2 con un nuovo video. Ciao!